di farsi vedere, così facciamo subito un programmino di quelli che sono presenti e quelli che sono assenti. Mo per parlare della poesia, quale volete? Ah, il libro, sì, c'è il gazebo lì, c'è il signor Merigrane che si sta preoccupando e cura la vendita dei libri. Se volete onorarci per la vostra compartecipazione anche finanziaria, è ben gradita la vostra presenza lì dal signor Merigrane. E basta, mi pare che è il presidente del Pro, accomodatevi. Signorina, grazie per voi. Grazie. No, io faccio a moglie. Sì, no. Sì. Deve recitare la poesia, signor Cio. È una, no. Basta lì, io direi prima di ascoltare la... Cacca, dai. Allora. Ca. No, mi pare brutto. Qua. Allora. Vorria, ma sono vano. Come disse Don Carmelo, c'ero vorria. Ma davvero sono vano questo. Vorria un mondo fatto di contrari, un mondo dove tutti sono centri, un mondo dove non ci sono grotari e dove... Sposti Michele. Samaria, ma... Ah, poi siete i ciucci. E dove non hanno posto i fetenti. Un mondo buono, senza carabinieri, senza avvocati, giudici o pretori. Un mondo senza medici e infermieri. Io soltanto di faticatori. Volevo premettere, mi sono dimenticato di dire che nel citare tutti questi signori che fanno questi mestieri, non è che io vorrei questo mondo senza queste persone. Vorrei semplicemente far capire che se ci fosse un mondo diverso, un mondo più buono, un mondo più rispettoso, un mondo più onesto degli uomini verso le donne, delle donne verso gli uomini, certe categorie di persone non ci sarebbero. I carabinieri perché ci sono? Perché devono rispettare l'ordine pubblico. Se io faccio un dispetto all'amico Rocco Tolomeo e chi mi denuncia, i carabinieri mi arrestano, perché ci sono i carabinieri. Se Rocco Tolomeo mi mina una cutaiata, ci vuole un medico, ci vuole un infermiere. Ecco perché io non cito queste categorie di persone in senso dispregiativo, ma nel senso che potrebbero fare altri mestieri, perché in questo mondo non ci sarebbe motivo di avere queste persone. Allora, di gente che... Allora, chi non soltanto di faticatori. Di gente, sempre un mondo, di gente che guadagna onestamente, sciancando la giornata senza affanno, che quando è sera, stanco veramente, non ha voglia per non farci danno. Se uno fatica, getta lo sangue la giornata, dopo che si faccia la doccia, si mangia più un po' di pasta, la soriaca, ma ti assicurca perché di domani voglio fatica. Siccome oggi il lavoro non dà, no. Tutti, la sera si incontrano con una banda, ci troviamo stasera, ci facciamo un salciupicco, se sparavo salciucomo. Ecco, questo qua è. Allora, vorrei un mondo quieto, senza guerra, un mondo dove regna l'onestà, un mondo dove con un morso di terra ognuno sciuppa le cose coltivate, una famiglia onesta ed onorata, amici che ti vogliono bene, vero, un piatto di ierba e suriata, chi studia cerco, giuro, sono sincero, chi servono le soldi in abbondanza, chi servono due piatti oppure tre, quando lo fuoco ti brucia anche la panza, per i disturbi e per le malattie. Non c'è denaro che possa portare la pace tra la casa e la salute, che se li perdi non li puoi acquistare, manco si preghi finché perda la voce. Questo è il mondo che io auguro a tutti e a meno per tutti, perché non li potremo più. E allora, adesso il tempo necessario, che gli amici responsabili della Proloco aprono le danze.